deludermi, che non rimpiangerò, che la vita cambia e che domani cambierò. Se non fosse inutile, magari piangerei. Io rimango nelle mie idee, non lo so se tu lo sei. Sarebbe un po' di chitarra, no? Cosa stanno facendo? Una foto. Questa è la gioventù, che non riesce, non riesce a cantare. Però siete sterili. Ma manco le canzoni peggiori di Vasco Rossi, sì. Anche di Ligabue, oppure di Pierangelo Bertoli, oppure di Guccini, o di Venditti, oppure se è meglio vi devo dire una cosa. Sto morendo. Va. Cantate, ragazzi. Senza voi. Oh signor, sono stato bravo io. Mi sono comportato bene, ho studiato bene nelle mie storie della parabola delle paranoie. È un illuminato. È un illuminato. Da troppo tempo ormai sì, apre le ali a nessuno come me, che ho bisogno di qualche cosa di più che non puoi darmi tu. Lo sapevo. Vabbè, andiamo a cantare da qualche altro. Guardate, ragazzi, dell'ignoranza. Basta già a farmi credere che io vivo. Il fiume va. Male che ho caricato la batteria. Oh, mi povero, ma sono stato giù. Sono stato bravo, sono stato bravo. Perché quasi mi vergogno a raccontare le mie storie. Di cosa sono stato tradito io. Quindi ve ne racconto, sì, quei giovani e strani. Perché è proprio lì, noi abbiamo Semola. Ma ci siamo fatti le discussioni. Andati così! Sentito. Non ho fatto lo gioco per Semola! Oh signor, mi sono bravo e giusto! Perché mi sono comportato bene, ho pagato bene le tasse, mi non sono mai tradito la giustizia, perché sei un testa di cazzo. E vai. Eccolo lì. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce l'hai, stai lì. Tana. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Oh. Voglio sentire un po' di odori. Sono un principessa. Mi dispiace. Anch'io sono stato un principe. Ero a galla lì nel mare, no? Che stava, e poi dicevano: non riesco a respirare. Io sono Paolo, è sempre Paolo sono io. Lo sappiamo. Lo sappiate chi sei? Abbiamo già parlato. Però voi non so chi siete voi. Tutti dicono tu sei Paolo, perché io sono di Pia Sasco, no? Quindi mi atteggio. Vedo di creare un mondo migliore, no? Di avere una rivoluzione di noce che pare, no Bob Marley. Di più! Perché non ti sei candidato? Candidato di cosa? Minchia, questa mafia viene come che procura te? E per Bardes, come un baby? Minchia, salì. Oh, povero! Ma... ho sbagliato persona! Il cabaret, quello che vedi tu a Zelig, se mai mi presentano a me, li prendo per il culo tutti! Proprio li rovino! Capito? Proprio l'atteggiamento è questo. Io sono bravo e giusto.
sono bravi giusti. E questo è il problema dell'Italia. Sono stati bravi giusti. E questa è l'Italia. Perché sono stati tutti bravi e giusti. Hanno creato le loro associazioni a delinquere e le loro parabole. E voi che studiate, non so cosa studiate voi, perché se vi devo insegnare uno studio, ve la posso dare una parabola, però bella, costruttiva. Cosa studi tu? Bene. Perché io ho aiutato... l'atteggiamento della personalità, quindi ho aiutato le persone che stavano morendo e i vecchi, vecchio, diranno che sei vecchio questo, e quindi li ho puliti, li ho cambiati i pannolini, il tumore al pancreas, ho studiato un bel niente, tu sempre lì. Vabbè, comunque mi fa piacere che voi studiate delle cose importanti. Perché abbiamo bisogno di cose importanti qua, anche se non ce ne danno questa, capito? Però secondo me cresce questa cosa. Perché deve crescere? Perché l'Italia ha bisogno di queste cose. Quindi se ne sono d'accordo. Se sono d'accordo, anche se io sono stato un bel niente, sappiate, donne. Donne. Che ha passo dopo. No, nel senso buono, magari sono perché se voi siete donne, vi costruirete perché gli uomini sono indecenti. Quindi, uomo, tu, cosa studi tu? Non studio. Cosa lavori? Non lavoro. Sei rumeno? Sì. Sei albanese? Albanese. Albanese sei, vieni con me che procura te. Da Maria, dove? Ti associ all'associazione del sono delinquere. Vieni, cosa fai? Lavori per te? Lavoro. E non ti abbandonare. Non ti farei abbandonare, capito già, Già viste queste cose, mi puntavano una pistola, il cazzo preghi le puttane, sì. And ero bambino. Quindi? Cosa sei tu? Cosa studi? Dai. Cosa studi tu? Sto lavorando. Cosa lavori? Che lavoro fai? Non ti fare problemi, l'elettricista, io sono un muratore, quindi elettricista sono bravo, e elettricista sono bravo io, sappilo, di elettricista sono bravissimo! No ragazze, dove andate? Venite qua, imparate, vi insegno, dovete andare a ballare, oh mi raccomando, non usate mai... Non vi fate mai imbrogliare. No, c'è pericolo. Ah, siamo due, mica ci facciamo imbrogliare. Siate donne. Oh, mi povero uomo! Mi povero donna, non lo posso dire, però... Raccontate la vostra bidoia. Così. Ciao. Sai cosa vuol dire ciao? Vabbè, è una canzone, così. Comunque... È la canzone. Ascoltami. Io sono un uomo di mondo. Tu lotta per te stesso però. Certo. Capito? Per la tua famiglia. Per i tuoi nonni e i tuoi bisnonni. Non ti guardare attorno. Chi sei? Luca. Luca, sei italiano? Sì, che sono italiano. Che lavoro fai? Studio. Che studio fai? Economia. E commercio. Aziendale. Quindi vuoi imbrogliare la gente per fottere i soldi. Cosa ne pensi dell'economia? Io penso che tu prima devi imparare una cosa. Stai studiando questa cosa, è giusto? Vabbè, che cazzo te ne frega. Ti piace? Sì. Sei importante? Vabbè. Ti piace questa cosa? Dì la verità! Ecco, questo è importante. Ma devi esprimere nel tuo giudizio migliore, nelle... che ti viene, se no creati una terra, poi un giardino, no? Pianta delle cose. Comunque, sappilo che tu sei un essere immondo. Cioè, vai, capite cosa voglio dire io? No. Fatti un terreno, poi oltre a quello coltiva, oltre all'espressione di quella paranoia, coltivano una terra, impara a coltivare la terra.
ti insegno una cosa che tu non hai mai fatto. Io che sono un figlio di buon'anima. Quindi ti posso insegnare qualcosa. Ok? Quindi impara a coltivare la terra. Ti posso insegnare questo. Tu chi sei? Gnocca. Io sono Paolo. Piacere. Piacere. Aspetta, me la pulisco la mano. Perché la mia mano è di terra. E beh, tu fai muratore, sì. Io faccio cucina, quindi, più o meno. Sì. Va bene. Sei contento? La voglio. Sono... Sì. Sei contento? Adesso. Posso lavorare. Ma se devi dare un giudizio. Non ho gli amici e conoscenti. No, a chi? A te stesso. Sì. Che giudizio dai? Ottimo. Che sono che si dà da fare. Quindi sei contento di te stesso? C'è un amore? No, sto bene così. Va bene. Sei contento. Quindi se devi fare una rivoluzione dentro te stesso, riesci? Tu domani mattina. Sono stanco di lavorare per quello. È questo. Questo è il tuo problema. Che non ci riesci. E come canta una canzone. Non so cantare. E cantala uguale. Che se cosa te ne frega? Siamo così non amici. Tu ti vieni con me che fregura a te, capito? Tutto qua in Italia. Ma lui è funziona. Quello lì. E ma lui. Vedi già quando ti imbrogli, già mi dai un'espressione. Che stai sbagliando persona. Sappilo, Paolo. No, bravo. Perdonami Paolo, non volevo mancare no, tu devi. Perché tu sai chi è tuo padre, tuo nonno, tuo nonno. Lo sape tutto il mondo. Capito? Tu vieni dalla radice. Comportati. Non avere pietà di me o dei tuoi amici. Amici, che cazzo di amici sono? Ti voglio vedere quando le espressioni peggiori verranno da te. E verrà il tuo amico, io gli aiuto io. Quando allora è, sarà un tuo amico. Ma allora però, ma nei momenti peggiori. Tutti devono sentire, perché tutti vogliono sentire queste cose. Perché tutti, io ho nipoti, bambini, che crescono da un anno e mezzo fino a 23. Io non so quanti anni avete, però bene o male. Sono cresciuto proprio nella disperazione. Io... che voi dovete ancora nascere. Quindi, sei bravo e giusto? Vabbè. Faccio il mio. Ecco. Io sono Flavio, eh. Io sono Paolo. Piacere. Cosa ne pensi? Di che lavoro fai? Io studio. Cosa studi? È complicato da dire. No, io voglio imparare. Le tecniche di radiologia. Vabbè, mi piace. Mi piace lo studio, nell'atteggiamento di studiare le cose importanti. Radiologia, quindi, pensa che io ho fatto l'atteggiamento della personalità. Sappiatelo, che non vi pensate che io sono cresciuto nella Barbagia, sì, però mi sono cresciuto molto bene. Io tutti, nessuno mi conosce. Quindi io ho fatto un atteggiamento, ho studiato dei libri per aiutare le persone che stavano morendo. Però un anno e mezzo l'ho fatto questo discorso. Ma senza studiare, la terza media c'ho io, ragazzi. Poi ho fatto l'atteggiamento della persona, ho fatto una scuola di cultura orientale e arti marziali per 12 anni, poi mi sono annullato quando ero ragazzino. Comunque ragazzi, c'ho da insegnarvi delle cose, che poi i vostri padri non ve le dicono mai queste cose. Tipo la verità. Ma nessuno la sa la verità. No, la verità tutti la sanno. La verità è l'imbroglio. Ah beh, questo lo sappiamo. Secondo te, io, che sono un uomo, non so, tu pensa anche tu. Sì. No, non c'entra avere i coglioni, che pensate che avere i coglioni di essere un uomo? Non è così.
Un uomo vuol dire sapere conoscere se stesso. Non avere paura dei carabinieri perché si è comportato bene. Non avere paura dell'ignoranza perché ha aiutato l'ignoranza. Non avere paura dell'ingiustizia perché è contro l'ingiustizia. Non avere paura della paura perché se voi, ma chiunque sia, se avete paura di voi stessi, dei vostri genitori, perché vi hanno insegnato male. Io ho imparato bene di buon'anima di mia nonna, perché io vado sempre oltre a mio padre e mia madre. Vado oltre, ragazzi. Vado all'insegnamento della terra. E questo mi ha insegnato la verità. Quindi tutto l'insieme, di tutto l'insieme, di tutto l'insieme, sono tutti dei pezzi di merda. Quindi è tutta una merda. No, tu mi però bello. Stiamo parlando delle persone alte, E io tipo sono Vabbè, abbiamo capito, sì. Dai. Delle persone alte in giudizio, no? Che loro vengono e dicono che siamo tutti alti. La prima sera sono bravo e giusto. Mi racconto che devo darvi a voi l'insieme. Non c'è. Paolo, dimmi. Cosa ne pensi di sta situazione politica? Io penso che devo andare via. Lo pensiamo devo un po' solo, tutti. Devo solo fare una cosa. I soldi. No, i soldi no. Allora, vi racconto una storia. L'uomo che libero. L'uomo libero. Perché ci sono persone qua che capisco. Io ho fatto l'eremita per un anno e mezzo, mi sono annullato perché ho fatto una scuola di cultura orientale e arti marziali. Ma dove? Per 12 anni, scuola? Non mi rompere i coglioni. Giusto e giusto. Giusto e giusto. Sarebbe una scuola di cultura orientale e arti marziali. Ma è arti marziali, ok. Sì, però è molto vasta. Nel mio insieme della parabola che poi ho perso, poi sono rincominciato a vivere. Questo mi ha insegnato poi dopo a capire la mia vita. Quindi ho pensato, ragazzi, perché tutti pensano, non è che voi pensate. Tutti, vedi questo, tutti pensano di avere le cose migliori, no? Le cose peggiori. No? Tutti siamo schiavi della società, giusto? Sì, giusto. Bene o male, tutti siamo schiavi, è vero? Bravi ragazzi, chi meno senza rimorsi andava via. Così è la vita. Io sono costruito di gente che mi ha insegnato la mafia, la camorra, l'andrangheta, l'associazione a delinquere. E poi sono caduto, sono rinato, ma non vi posso dire le cose perché vi vergognate di voi stessi. Poi sono rinato, poi ho fatto un'associazione mia di quello che volevo essere io. E ho imparato a essere una mia vita migliore. E così poi dopo ho cambiato, ho detto voglio prendere il meglio di quello che ho imparato e dare al bene. Quindi ho aiutato i vecchi a vederli morire, poi ho visto le persone che non mi davano più il lavoro, poi sono andato dalle puttane a prenderli i soldi. Poi ho visto le pistole puntate nella testa. E poi sono andato nell'organizzazione a delinquere, che mi sono distrutto anche nella mia vergogna, a prendere ammazzate, la vergogna nei denari, che non vi posso raccontare. Quindi è sotto i murassi, a prendere ammazzate le persone. Sono un essere immondo io, ragazzi. Sono un essere inutile. Sono una persona che ho vissuto bene o male, sì, la guerra, ma quale guerra? Non ci vuole la guerra qua ci vuole la saggezza, ci vuole gente che parla dal di sopra, no? Che ti dice, pezzi di merda, avete creduto tutti ai denari migliori e vi siete condannati alle mafie peggiori? Tutti dovrebbero dire nel teorie. Sa
E tu? Guarda che io, guarda rumeno, albanero, sono andato in Marocco, mi volevano fare sposare, ma dove sposare? Ma chi mi devo sposare? Una vergine, una bambina? Ragazzi, io sono un essere immondo, ho visto delle cose che voi non mi immaginate. Siete mai stati in Thailandia, in India? No. Siete mai stati a vedere il mondo qua in Italia, le cose peggiori, la gente che si comporta male, che non dice mai niente, oppure sono tutti contenti, sono tutti bravi e giusti, andiamo a pregare nella chiesa, oppure è Maometto, Allah, oppure non so cosa credete voi. Comunque crediate in voi stessi, questo è il mio insegnamento. Credete in voi stessi e non credete mai a nessuno. Un bel insegnamento vi do. No, se vi danno un'espressione di giudizio, no? Se voi non l'avete mai fatto, non ci credete. Quindi se io ti dico a te, io quel colore lì è rosso, per me, per te è verde. Non ci credere a me. Non so se avete capito. Quello che vi dicono è solo un'importanza di loro per fare bene a loro, per fare l'associazione a delinquere, per tutte le associazioni. E tu lo sai, se mai lo sai, lo sai. Io quando parlo buonanime di mia nonna, perché io quando ero bambino, 7-8 anni, andavo nelle campagne, no? C'erano le campagne in Sardegna, andavamo a raccogliere i fichi d'India con la canna, con la pietra messa nelle canne di bambù, che non so se sapete, andare a pescare con le mani nei fiumi. Comunque io sono cresciuto nella barbacia, sono cresciuto proprio nell'essenza della vita mediocre, dell'uomo, diciamo, va, che vorrei vedere i bambini che... Perché qua i fiumi vanno a scomparire. Io pensate che sono andato al comune qua, ho fatto una denuncia. Perché sono stato bravo e giusto. Ho detto questa fabbrica scarica nel fiume, perché io ero un bravo ragazzo. Parlo di 10 anni fa. Questa fiume scarica nel fiume qua e vedevo gli aironi, ragazzi, gli aironi grigi. Sapete cosa sono gli aironi, no? Ecco, morti nel fiume. Perché bevevano... Dove c'è il comune? Minchia, ma ho fatto la denuncia. Ma no, in carabinieri, io non ci vado dei carabinieri. E quando mi vado nei carabinieri, Paolo, ciao. È stato bravo, è giusto, rompendo i coglioni. Così. I carabinieri sono così con me. Ciao Marco. Sì. Scusa, c'è ciao. Un po'. Che cosa? Ciao Marco! Ma che ci mette un po'? Ci mette un quarto. Vai, se no fai! Oh raga, tempo andiamo! Sì, sì. Basta! Oh mi povero! Ciao ciao! Oh, c'è paura della vita! Può parcheggiare nel compagno. Allora, se, ditevi qualcosa di tu. Tu che hai visto per niente. Ma voi le fate le canne voi? Intanto. Quindi allora non mi imbrogliate mai, lo sapete, no? E che vi posso insegnare io. Non vi imbrogliate mai nelle droghe peggiori, eh? Perché se vi incontro mi sputo in faccia. Ma come, ho sbagliato? Sì, hai sbagliato! Perché sono sempre lì, perché io. Ci sei passato tu? Eh sì. Io ho fatto un'overdose, ho fatto 4 giorni di coma, ho visto l'infinito. Ma visto, mi dice una cosa, sei l'infinito, ma... così che ti viene lì e ti dice
questo è l'infinito, sono io. Questo è l'infinito di Dio, capito? Sono stato bravo, ti ho dato l'infinito. Io padrone, schiavo, tu sei una merda. Ti sei usufruito della mia potenza, della droga, eh? Ci sei cascato. No, ma cosa hai visto? Cioè, noi non abbiamo mai provato queste cose. Vuoi sapere cosa ho visto? No, ma dico quando... Vuoi sapere cosa ho visto? In quei quattro giorni. Vuoi sapere cosa ho visto? Sì. Sì. Ho visto volare. Cosa? Viaggiare. Me stesso. Oh, madonna. Dove sei andato? Volare corpo non c'è. Mentalmente. Mentalmente. Non mentalmente. Hai viaggiato. Spirituale. 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 Quando mi sono svegliato, ragazzi... All'ospedale di Rivoli qua. Luca, che cazzo dici? Bambino, mio fratello, che è mio amico. Ma non rompermi i coglioni. Mio cugino. Comunque, non ti batti gli imbrogli. Che prima di dire una cosa ti insegno che tu anche sei albanese, rumeno. Che minchia sei tu? L'italiano. Non mi interessa. Vabbè, italiano, sono cresciuto con i siciliani, calabresi, sardi e tutta a minchia. Vieni con me che... Perché tu dovresti essere condannati a voi, a noi, non a noi mio, perché siete condannati all'associazione di lingua di tutti. Che lo sai, non è così. È vero che è così? No, ma dillo che è così. Stavi raccontando all'ospedale. Io glielo dico pure a loro che sono padroni, i vecchi pure. Quando... Oh, ragazzi, mi vergogno. Io ho capito pure i vecchi che sono i padroni qua. Sono una merda. Ho capito pure. Ma sto infinito alla fine. Vabbè, ci raccontaci. No, ci interessa. Infatti. Volevo sapere. Curioso. Cioè, purtroppo. Volete cose... sapere cosa ho visto io? Ah. Certo. Ma le cose, capito? Cose veramente. Sai Paolo, sai quello che ho fatto? Che c'è sempre un po' la curiosità. Che cazzo, non rompermi i coglioni. Ma stiamo parlando. Ma quello è fatto? Qual è il fatto? Me lo spieghi tu quello che ho fatto? Me lo dovete spiegare sto cazzo di fatto. C'ho fatto. Che, secondo te? No, ma no. Ma... Chi, di chi siamo in mano noi? Sto infinito alla fine. Io... Sai a chi? Dov'è la bottiglia? C'è la panchina. Oh signore! Hai mazzato. Va bene, va. Volete bere? No, grazie. Oh signore, vedi? Questo è già. Questo è un atteggiamento. Invece io sono un signore. Volete sapere cosa ho visto io? Sì. Ho visto un'immagine di Cristo. Mai vista. Ma non come la vediamo noi. La fotografia appesa no, sui parapezzi. Io sono condannato, ragazzi. Sono condannato a me stesso. Quindi io ho visto un'immagine non di Cristo come la vedo in chiesa. Nella paranoia migliore. Nella religione. Beh, io non è che sono religioso. Sì, vado nella chiesa, mi abbasso nella pietà. Sei la Madonna che tiene Gesù basso solo lì. E poi io sono andato in chiesa, ragazzi, davanti a una chiesa piena. Perché sono una merda io, ragazzi. Sono una merda io. Mi sono abbassato perché sono un grande esempio peggiore. Mi sono abbassato davanti al prete, perché lui una volta, quando era in mezzo alle montagne, io sono andato lì, gli ho andato a bussare. Sai cosa mi ha detto? Gli ho detto, nell'inverno pieno, io ho un sacco a pelo meno 36. Sono un essere immondo, io sono cresciuto nelle cose migliori. Sono un atteggiamento... So cos'è la cultura dell'uomo. Comunque so cos'è la montagna, so cos'è il mare. Sono stato bravo e giusto. Non mi pensate che io sono, Non sono niente io. Comunque, gli ho detto al prete, mi può dare una stanza per stanotte? Ma faceva freddo, d'inverno c'era meno 12 comunque. Sai cosa mi ha dato lui? Delle brioche, no? Gli ho detto, senti, io voglio... Perché non le ho rifiutate le brioche? Qua è una cosa maggiore.
sai cosa mi ha detto lui? Io mi dispiace, adesso ci abbiamo delle persone che della comunità dei drogati che dobbiamo, stiamo aiutando, quindi siamo occupati nelle stanze. Sai cosa gli ho detto io? Io, che avevo già vissuto questi tempi, ho detto, ma guardi, che mi devo drogare per venire qua a avere uno sgabuzzino. Ha dato le brioche, mi ha dato. Le brioche! Gli ho detto, sai cosa gli ho detto io? Mi dà un pezzo di toscano col formaggio del same? No, non posso! No, devo aiutare. Ragazzi, se uno della religione non migliore mi dice queste cose, se la politica non mi dà niente, se il lavoro mi rende quasi inutile, perché io lavoro in nero, ragazzi, io lo sto lavorando in nero, perché sto facendo la scarpa pure ai noi italiani che abbiamo fatto. Ma io sono un muratore, ma non un muratore di quelli che pensi tu, eh. Sono un muratore decoratore, in bianchino, carpentiere, sono proprio. Ma non sono stato bravo giusto! Hai capito chi sono io? Sono. Quindi l'espressione che vengono. No, che ce l'ho contro di te, contro. Io ce l'ho contro proprio. Non lo sai neanche tu con chi ce l'ho contro io. Sei quello lì che è andato a ammazzare il carabiniere? Beh. Ecco, ho sbagliato persona. Dovevi avere una pallottola bella piena? Perché tutti lì si comportano bene, dove pensate? Sono tutti contenti, sono tutti stati listati proprio, listati dell'Italia. Che stato abbiamo noi in Italia? Tutti voi che avete studiato. Io ho la terza media, occhio. Però ho studiato l'atteggiamento della personalità io, Sappiatelo. Come vi toccate, l'esempio peggiore, magari peggiore, non c'entra niente, però comunque ho studiato delle cose. Capito, ragazzi? Oh, mi piace la canzone, mi piace la parabola della musica.